Dopo tutto ciò che è accaduto il primo agosto, la parola d'ordine e prevenzione, il sindaco di Ortona Leo Castiglione, lei intanto ha risposto all'appello del prefetto di Chieti e quindi ha emesso l'ordinanza di evitare i fuochi fino al 22 agosto, ma ci sono altre iniziative proprio mirate alla prevenzione? Certamente, dopo quanto accaduto il primo agosto abbiamo il dovere istituzionale, civico, di evitare il ripetersi di simili tragedie, perché Ortona ha subito veramente un danno sul patrimonio paesaggistico, naturalistico, ma anche a livello privato notevole. 4-5 frazioni interessate, ettari di bosco, la riserva dell'Acquabella, la Pinetina di San Donato, abitazioni civili, 100 evacuazioni, insomma è stata una domenica indimenticabile, sicuramente purtroppo in senso negativo. Oltre alla prevenzione sul territorio da parte della polizia locale, noi abbiamo utilizzato anche un drone che è stato acquistato l'anno scorso con i fondi stanziati dalla regione per il progetto Spiagge Sicure, quando eravamo in piena pandemia. Lo siamo ancora, ma l'anno scorso ci furono dei finanziamenti e tra i tanti obiettivi abbiamo appunto comprato questo drone che adesso stiamo utilizzando per monitorare il territorio. Quindi stiamo mettendo in campo tutto quello che è possibile al fine di trascorrere un Ferragosto tranquillo innanzitutto, ma tutto il resto dell'estate nel miglior modo possibile. Livio Ferragalli, comandante della Polizia Municipale di Ortona, dunque il drone ha anche dato già i suoi frutti, insomma. Sì, noi domenica scorsa abbiamo suddiviso il territorio in 4 zone dove le associazioni di protezione civile insieme a noi hanno controllato, monitorato il territorio. Ha dato i suoi frutti perché la scorsa domenica ci sono stati 7 episodi di accensione di fuochi, per cui ci ha dato la possibilità di intervenire in tempi brevissimi proprio con la protezione civile e spegnere immediatamente i fuochi. Solo in un caso si è verificato che è dovuto intervenire l'autobotte dei vigili del fuoco di Ortona, perché appunto forse era una situazione un po' più complicata e quindi non siamo stati in grado di farlo noi. Quindi grande risparmio di energie e grande monitoraggio del territorio. Ci sono ovviamente degli agenti dedicati? Certo, noi abbiamo fatto, quindi come diceva il sindaco, l'anno scorso abbiamo avuto questa attrezzatura, questo drone, abbiamo fatto fare a 3 ragazzi, a 3 componenti della polizia locale il corso per ottenere il patentino ed eccoci qua che oggi siamo pronti ad utilizzarlo e quindi già dalla scorsa settimana, come dicevo, quasi tutti i giorni siamo sul territorio a monitorare situazioni critiche.